Per chi non lo sapesse, abbiamo aperto un subreddit. Ora, ci aspettavamo andasse molto peggio. E invece abbiamo ben 423 membri, di cui 40 online. Aspetta, è da aggiornare. 8500. Wow! E 493 online, ragazzi, siete più su subreddit che su Pornhub. Instagram. Devo essere sincero, avevamo zero fiducia in voi. Sì. Non zero, zero. Ma aspettavo faceste i soliti memini di merda sul pesce siluro ragnolino. Invece hanno fatto cose originali. Cioè, l'1% di voi si salva, perché il restante... Ma come funziona Reddit? Che i post migliori vengono messi in alto, i post peggiori non vengono proprio visti. No, i post peggiori vengono bannati. Oh. E manco da me! Abbiamo uno stuolo di moderatori che, ragazzi, fa schifo, ma erano quelli che ci hanno trovati. Axel. Beh, Scad. Scad banna tutti a prescindere, perché si diverte, non va bene. Detto questo, per rendere omaggio comunque a chi se le ha inventate queste serie, tipo PewDiePie, bisogna dargli un nome. Ma che cosa? Alla nostra serie sul subreddit. Perché? Perché PewDiePie la chiama Luai. Last week I asked you. Quindi io in 10 minuti ieri sera con i miei amici ho ideato il nome per la serie. Vaccino. Vi avevamo chiesto cose interessanti, non obrobri. Che è perfettamente in linea con le nostre vere richieste. Cioè, se non hai niente da postare, non postarlo, non sei obbligato. Se hai cose interessanti, postale. Ma per cos'è questo vaccino? Ah, per i nostri contenuti! Sì. Perché provocano malattie. È un nome dalle mille sfaccettature, ognuno può intenderlo come vuole. Io so già come lo intenderò. Oggi siamo qui per vedere i meme più votati. Su Reddit non esistono i like o i dislike, esistono gli upvote e i downvote. E downvote. Quindi questo meme ha ricevuto 622 upvote, che è il differenziale tra gli upvote e i downvote. Il popolo di Reddit ci sta odiando per tutti i normi che stiamo portando sulla piattaforma. Lo so. Ma tipo un botto. Siamo i della piattaforma, sì, così. Ad ogni modo, quando chiedi alla tua ragazza di provare l'anale, ma lei dice ok, girati. È uscito, fuck. E noob, apro un subreddit, meme del canale. Come detto, il popolo di Reddit già ci odia. E questa non va bene per YouTube. Questa non va bene per YouTube, andiamo avanti. I memini su Anna Frank? No. No. Cioè, sì. Su Reddit, ma non su YouTube. Non su vaccino. A Newb, fanno un video divertente, la copertina. Qualcuno qui ci sta un po' memando. Voglio dissentire riguardo a questa critica, perché gli ultimi video, Fortnite, non ci sono le nostre facce. Con una banana. Frecetta premi, non stiamo ridendo. Quando compie gli anni Reckless, non stiamo ridendo. Sopravvotato, sottovalutato, solo Giovanni ride perché Leo sta facendo un pompino e io sono più che serio. Leo così. Poi sì, beh, gli altri contenuti. Siamo abbastanza indifendibili. La copertina di questo video sarà triste, va bene? Ok. Questa non l'avevo vista. Again? Seriously? Lever. Lever non fa più video con noi da 2 anni, ma i meme su di lui continuano a rimanere. Piccola chicca per chi non lo sapesse, pure Lever si è preso la mononucleosi. Dopo Fede e Leo, l'ho presa io, l'ha presa Bertra e ora pure Lever. Chi sarà il portatore sano? Ragazzi, vorrei uno schemino da parte vostra con l'albero genealogico della mononucleosi. Parlate da Fede, che in teoria è stato il primo, giusto? Sì. Questa, ragazzi, è uscita solamente un giorno fa e è nella top 10 di sempre. E devo dire essere uno dei migliori meme che abbiamo visto su Reddit. Leo, come conosci questo sito per i fiori? L'atmosfera Vietnam che c'è nell'ultimo riquadro avevo veramente fatto morire da ridere. Buongiorno. Potrei avere un meme senza l'uso inappropriato dei meme del canale, senza giochi di parole e battute sulla scuola senza bestemmie e anche senza razzismo? E fatelo tu. Ban. Ma no. Non essere pretenziosi. È semplicemente il fatto che vorrei che il subreddit rimanesse online per qualche settimana. Leo vince il Mac. I noob. È pieno di questi meme. Camper vieta le bestemmie, Camper non vieta i porno. È tempo di aggiornare le regole. Fare un video originale di qualità, fare un video di Fortnite per sponsorizzare un gioco mobile. Questo ha fatto male qui. I video di Fortnite, placement a parte, sono di qualità. Ci mettiamo di più a fare un video di Fortnite che a fare... reaction a Poldo. Sì. E a fare tutto il video sulle foto. Sì. Tipo questi. Perché un video di Fortnite contiene 2 gameplay, 4 tracce audio dei nostri microfoni, ossia la mia, quella di Spawn, di Scad e dell'ospite dell'episodio. La traccia audio del TS, perché che fai? Ti privi della soundboard di Scad. E le tracce audio di entrambi i gameplay. Sono 9 linee da editare, più tutti gli effettini che metteremo noi sotto e le
musiche. In più, di media, la registrazione dura 1 ora e 20 e il video viene fuori di 15 minuti. Io posso capire i pregiudizi su Fortnite, siamo i primi a fare i memini su Fortnite. Ce li ho anch'io. Ma fidatevi, dovreste dare più fiducia a quei contenuti, perché a me fanno ridere da matti. È uno dei pochi contenuti che quando li edito piango dal ridere. Fortnite è il mezzo per esprimerci, diciamo, non è il protagonista del video. Tra l'altro, 2 anni fa facevamo la stessa identica tipologia di video su Garry's Mod, con l'unica differenza che Garry's Mod non era odiato e allora tutto andava bene. Ragazzi, anche da dire una cosa, Fortnite ha fatto 20 volte meglio rispetto a Garry's Mod. Voi non avete idea del fatto che Garry's Mod, per registrare un video, impiegava 6 ore di registrazione, ma non perché giocassimo effettivamente 6 ore, ma perché aveva un botto di problemi tecnici. 4 ore e mezza di bug, 1 ora di registrazione. Io ho dei file, tu hai i miei stessi file, perché io vedo le texture e tu no? Boh, misteri di Garry's Mod. Bello di Fortnite, quando avvia la partita si avvia. Comincia, che è una banalità, ma fidatevi che se giochi per PC è veramente una rarità. Penso di aver dimenticato qualcosa. Ma se l'hai dimenticato non era sicuramente importante. Sì, hai ragione. Seconda parte di questo video. Ragazzi, l'ho rivisto ieri, c'ha 3 milioni di visual e io non so quando le abbia fatte. Vediamo per colpa di chi il video non è monetizzato. Bertra. Ah, se non fosse stato per voi ficcanaso, lo avrei chiuso questo canale. Billy, che cosa hai fatto? La pizza di Napoli fa schifo, sparagli ancora. Mario Moccia. Il meme è fatto padre e figlio, no? Però non tutti sanno che il meme comunque è corretto, perché Dario Moccia ha alto 2 metri. Fare un meme con il template di Drake, fare un meme con il template della ragazza di Spo. Ha, ha. Ah, cavolo, questo fa proprio male al mio orgoglio. Il tempo necessario per i super grattacieli, 2100, 80 anni. La morte del nostro sole, 5 miliardi di anni. La morte termica dell'universo, 10 alla 10 alla 10 alla 56 anni. Camper su Minecraft, infinito. La grande attesa non morirà mai. A 1.217.000 iscritti, camper su Minecraft. Tempo che ci vorrà per gli noob che raggiungono 1.200.000 di iscritti. No. Infinito al cubo. Posso anche accettare, non ci arriveremo mai. Meme del canale, abilità degli iscritti nell'usarli. Questa è la verità più assoluta. Mi piace che si memino da soli. Sì, ma lo sanno per fortuna. Tra parentesi, manca un apostrofo. Cioè, stesso meme con vocabolario di italiano, abilità dei nostri iscritti nell'usarlo. Questo era bello. Spawn having sex with a pool table. Ragazzi, se non siete dei pro player del biliardo, non dovete indignarvi. Siete solo gelosi che io so fare i colpi così e voi no. Quando compie gli anni reckless, ragno violino e la tipa mega figa in sauna, eliminati. It's time for the pesce siluro. Ma in realtà è già eliminato anche quello, ragazzi. Su quella porta deve esserci scritto fan che fanno meme sui meme usati a sproposito. Quando sei trentino e il tuo gnomo domestico scappa di casa. Angry as fuck. True story. Ogni uomo venera un dio. Foglio delle regole di ogni gioco, camper. Se non ci fossi io, voi non capireste un cazzo dei video. Un utente fa meme in inglese. Nessuno. Camper. Visible frustration. Non è vero. Io l'inglese, quando si tratta di leggerlo, lo capisco. Quando io ho un problema a capire le persone che parlano inglese. Ragazzi, se arriviamo a 60.000 like, iscrivo camper a uno di quei corsi di inglese su internet, di quelli accelerati, impara l'inglese una settimana e ci facciamo il video. Come facciamo a sapere se sono veramente morti o se stanno fingendo? La pizza napoletana è sopravvalutata. Uè, spaccini, sto strunzo. Cosa, buchina mammet. Poi se hai scritto paraculo come noi, sono campano anche io, di sicuro. Quando sei camper e le regole che hai scritto vengono memate. Qui non andava messo not stalks, andava messo visible frustration. Visible frustration. Non l'avevo mai vista. I chirurghi, il cazzo di Leo. Ed è così, bambini, che si fa la circoncisione. Sono proprio soddisfatto di come sta venendo fuori sto subreddit, ragazzi, bravi. In un mare di merda ci sono delle perle nascoste che possono emergere con gli upvote. Quindi votate solo quelle belle, mettete dislike a quelle brutte e riportate chi infrange le regole. Che ci pensa la squadra ban di camper. Bello, dire la squadra ban di camper. Mi immagino le persone con la mia maschera al posto della maschera di... Prende... Mi per vendetta. Mi per vendetta. La mia faccia al posto di mi per vendetta. Che marciano. Che marciano sul mondo. Dovunque vado, vedo la sua faccia.
faccia tendenza con Lever. Lever non fa più video con noi da qualche annetto ormai. Penso che per 6 mesi non abbiamo più visto la tendenza noi. E i pochi video che sono finiti in tendenza erano i video in cui Lever compariva di striscio, tipo sì. Tipo video delle freccette, che ho messo Lever perché fliccherava con le mani. Primo in tendenza, cioè ragazzi, ma siamo seri? È vero. Quando non editi, la gente si prende gioco di te, ma continui a guadagnare il 50% sui video pubblicati. Spawn. Ragazzi, non è che se 6 anni fa non montavo i video, allora non li monto più. Adesso li monta e io correggo i suoi errori, cioè tipo l'80%. Adesso, se vogliamo, posso rismettere per rendere vera questa meme. Come vuoi. Per rendere vera questa meme che dice 50%. Uh-huh. Camper, scarica Reddit. Reddit non è in italiano. Camper è un oggetto a sorpresa che ci servirà adesso. Stai usando me per caso? Sì. Suomini a tradurre. Acqua, 1/4 miglio. Lever, 25 miglia. La scelta che farebbe chiunque. YouTuber, se insulti i tuoi iscritti, li perderai. Ai noob. Dart. Abbiamo preso più insulti da Camper che da nostra madre. Sai com'è? Ve li meritate. 10 anni fa, sai cosa sarebbe successo? Che venivi bannato da Camper. Andavi da mamma a piangere. E ti dava le schiaffe. E ti davamo gli avadu ceffoni. Funzionava così l'educazione quando noi eravamo giovani, ragazzi. Il sole che abbiamo. Il sole che vorremmo. Minchia, sto Reddit sta diventando la rinascita di Lever. Spawn quando capisce che il 90% dei meme è su Camper, mentre il 9% rimanente riguarda il biondino e Bertra. Questo sì che non mi farà dormire questa notte. Arrivo Camper, questa valanga incontenibile di insulti a tutti, per tutti e per chiunque. YouTube Italia, invisibile pericolo. E quei muscolosi di Leo, Spawn e Nova e chiunque altro intorno a lui che provano a fermarlo. Non sto capendo. Mi so fermare da solo. No. Sì. No. Proprio no. Quante cose nei video taglio e tu dici ma no, questa la teniamo. E io cago il cazzo per levarle. Poi faccio la figura pure del perbenista del cazzo. E poi si rivela la scelta giusta. Perché non abbiamo denunce, querele e bollini rossi e account chiusi. Ma Doubt. Leo, vince il MacBook. E noob. Un mega zordo comunista. Dov'è la reaction alla poop di Poldo? Sezione commenti. Succede ogni volta che Poldo fa uscire una poop. Ogni singola volta. Prima o poi finirà. Perché metterò la parola Poldo e poop tra le parole bannate. Io faccio un meme a sproposito, tanto Camper non può bannare proprio tutti. Camper, osserva. Tranquillo, ho creato una squadra apposta. Prendi tipo Deadpool che crea la squadra di supereroi. Ecco, stessa cosa. Sì, più o meno le abilità sono le stesse. Ecco come sono le ruote di ogni carrello della spesa. 3 funzionano e una è rotta. Chi sarà quella rotta? Quando gli noob scrivono di non bestemmiare nelle regole. Ci siamo, devi capire se stanno bluffando o no. Tu questa non l'hai capita perché è una pubblicità che spammano sempre nelle partite di calcio. Ah, le scommesse. Scommesse. Video di Leo con attrezzature e postazione noob. Perfetto. Video di Leo con attrezzature e postazione sue. Liberty di Murri, senza il casco, senza niente. Assolutamente vero. Sei riuscito a scrivere primo? Sì. Quanto ti è costato? Tutto. Il ban. Questa meme rispecchia perfettamente la cruenza della cosa. Nel frattempo, su Wikipedia, Silurus glanis, conosciuto volgarmente come siluro o siluro d'Europa o anche pesce siluro, è un pesce d'acqua dolce europeo. È inoltre uno dei pesci più pericolosi al mondo, secondo il documentario di Ainu Channel. Ragazzi, siamo su Wikipedia. Dovremmo farlo un giorno un documentario sul pesce siluro. È tipo Jumbo che ha fatto il video sul narvalo. Io volevo fare la reaction a River Monster che ha fatto il pesce siluro nel lago di Garda, che hanno pescato uno gigantesco. Ma penso durerà 10 minuti perché è super copyrightato, quindi ce lo buttano giù subito. Il ramen è un cazzo di brodo. Change my mind. Lei è andato in Giappone con un solo compito: portarsi dietro il catalogo sopravvalutato e farsi una foto di fronte a una rameneria. E invece, che ha fatto? Ha da mangiarsi il ramen e se ne esce su WhatsApp con: no, regà, non potete capire, tutto un altro livello, bla bla bla, spaziale. Io li mangio tutto il giorno ramen a colazione, pranzo, cena e pure per merenda. Leo, avevi un compito da fare. Portare avanti la nostra credibilità. E non l'hai fatto. Premiazione impiegato del mese. Ok ragazzi, avete superato la vaccinazione. Noi non rispondiamo di eventuali effetti collaterali. Detto questo da Spawn e dal Camper è tutto. Noi ci vediamo quando, come? Come, ma con un prossimo video. Asgana away.